Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi A14. And I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. Sempre nel pianeta è la convivenza, la comunità, le persone, il quartiere e così via, no? Tu hai deciso di mandare il tuo figlio proprio in questa scuola piuttosto di mandarlo, non lo so, invece di altre scuole fuori del quartiere, no? Sì, sì. Perché l'hai fatto questa scelta? Allora, perché per me l'Italia che verrà, che c'è adesso ormai quasi, perché vedi anche alcuni giovani cominciano ad essere, cioè, tra virgolette, affermati, che è una Italia che ha radici diverse, non tutta, ma almeno una parte saranno figli di immigrati, saranno persone che hanno in qualche modo, nati qua, cresciuti qua, ma hanno anche un piccolo bagaglio culturale diverso. Per cui io ho scelto la scuola di Piazzaiese, scuola Rubele, perché avevo sentito anzi che lì c'è una buona parte di figli di immigrati. E per cui per me il fatto che mio figlio frequenta una classe dove trova accanto figli di africani, figli di russi, figli di rumeni, figli di persone del Bangladesh piuttosto che dello Sri Lanka, e abituarlo a vedere da piccolo che ci sono tutte queste persone e tutte hanno un nome, cioè probabilmente lui si ricorda più o meno da quale paese arrivano, ma comunque ognuno ha un nome, è un amico piuttosto, no, cioè, ma a prescindere tra virgolette colore della pelle, e si abitua a vedere tante facce diverse da piccolo, per cui crescendo sicuramente per lui l'Italia è questa. Vuoi dire che quando, non lo so, giochi con tuo figlio, piuttosto che di chiamare, non so, un mio amico africano o un amico asiatico, forse, non so se, chiama con nome, cioè, mi spiego un po'. Sì, 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 cioè, spesso non ho mai sentito dire, ma a volte per spiegarmi forse, ma neanche, cioè, mi diceva eventualmente il fratello di quella lì, perché magari aveva anche già la sorella che io, cioè, non ho mai sentito dire, ma quello lì, boh, nero, piuttosto che quello lì giallo, piuttosto che quello lì biondo, non so, cioè, per lui sono persone che hanno un nome, cioè il colore, noti che per loro, proprio per tutti, non è un valore, non è una cosa. Io poco tempo fa dicevo che se noi prendiamo due persone, uno cosa hanno? Due orecchie, due occhi, un naso, una bocca, capelli, un fegato, un cuore. Per cui se mettiamo un elenco abbiamo 90-100 cose in comune. Arriviamo al colore della pelle, è diverso, bianco e nero. E dobbiamo guardare uno su 100 o guardare che hanno in comune 99 cose su 100. Questo è il problema, che poi alla fine io dico, ma cioè, non è che tra due persone adesso stiamo lì a guardare, esatto, una cosa su 100, e per quella non andremo d'accordo. Chi l'ha detto? Io probabilmente non vado d'accordo con tanti libanesi perché non mi piace il loro modo, scusa se si è notato che... cioè purtroppo si tende, come dicevi tu, che la comunità poi si crea, perché probabilmente anche problemi di lingua a volte, perché se parli con uno del tuo paese ti capisci meglio rispetto magari ad un altro che sia italiano, o anche anzi, cioè magari un altro straniero che parla male l'italiano, si finisce per capirsi ancora meno. Ma cioè non è mica detto che con una persona del tuo paese ti trovi sempre bene. Ci sono dappertutto le persone buone, le persone tra virgolette cattive, le persone che... Cosa pensi che può essere, non lo so, una soluzione di tutti questi problemi che l'abbiamo sollevato su Veronetta? Una domanda da 5.000 euro. Anche di più.
Ma credo che sia come adesso, per esempio, il quartiere che c'è vicino a Ponte Pietra, quartiere di Santo Stefano. Mi dicevano che una volta, io ho visto anche qualche palazzo ancora, tipo non ristrutturato, vecchio, decadente, così. Dicevano che tutta la zona era un po', cioè, diciamo, messa male, diciamo, dal punto di vista dei palazzi, così, che pian piano è stata, diciamo, ristrutturata, sistemata, per cui più attenzione si presta ad un quartiere, più questo sicuramente migliora. Adesso non solo probabilmente la presenza della polizia che ad ogni angolo chiede alle persone documenti o meno, cercare di creare delle iniziative, cioè ti dicevo di questo istituto Nani che ha un giardino che proprio oggi leggevo che ormai la gente non lo frequenta perché dicono che c'è spaccio di droga piuttosto che. Adesso non so, io sono andato qualche volta con mio figlio, non ho visto niente, ma probabilmente gli orari erano molto, cioè di giorno, per cui forse d'estate, adesso non lo so. Quello lì sarebbe uno spazio che, riqualificandolo, sicuramente dà qualcosa al quartiere, cioè crea uno spazio uno degli spazi di incontro eventuale delle varie comunità, perché è uno spazio dove la gente magari porterà i figli, come qualsiasi altro giardino, comunque prima o poi ti mette a chiacchierare con il genitore che sta guardando suo figlio mentre gioca, sta controllando che non facciano. Per cui creare questi spazi, perché a Veronetta penso che ci siano, o sono anche poco conosciuti gli spazi, diciamo, a disposizione delle persone. Probabilmente bisogna fare anche un po' di informazione, un po' di intervento, non so come definirlo. Per esempio, ci sono dei giardini appena fuori dalle mura, sono molto carini. Poco tempo fa, del passato, lì erano quasi vuoti, non sono molto lontani, ma probabilmente non tanta gente sa che ci sono lì sopra, sistemati benissimo, ma sono leggermente fuori, sono quasi, no, non sono buono Venezia perché sono da questa parte qua. Sicuramente riqualificare certe zone aiuta tutto il quartiere. Ma tu vedi un futuro, cioè un futuro migliore per il quartiere di Veronetta, nei termini, non lo so, di dialogo con tante Io persone? spero proprio di sì, nel senso che, come dicevo, cioè, partecipo a delle iniziative, spero che ci siano sempre delle iniziative dove si cerca di aumentare il dialogo, per cui credo che sì, che spero che anche con i figli degli immigrati ci sia più possibilità, perché sicuramente probabilmente hanno anche un linguaggio più comune rispetto ai genitori, perché hanno qualcosa di mescolato, forse parlano meglio a volte dei genitori la lingua italiana perché hanno frequentato scuole, hanno qualcuno anche magari si è laureato. Secondo me sì, cioè il futuro deve essere migliore, dobbiamo cercare di renderlo migliore. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehe Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.